È un autotrasportatore lussemburghese, il primo multato dai servizi di pattugliamento congiunti tra i gendarmi svizzeri e gli agenti della Polstrada italiana. Il camionista è stato fermato oggi e accompagnato nell'area di servizio di Coldrerio, dove è stato riscontrato che non aveva rispettato i tempi di guida e di riposo. Ha così rimediato una multa transfrontaliera. Il 18 settembre 2019 è destinato a diventare una data storica, a 6 anni dalla firma dell'accordo sulla cooperazione di polizia doganale tra il Consiglio federale e il governo della Repubblica italiana, si è infatti aggiunto un altro tassello. L'autostrada, tra la barriera di Como Grandate e lo svincolo di Mendrisio, viene monitorata anche da particolari pattuglie, un'auto della Polizia Stradale Lombarda di Como o di Varese e una del 5° Reparto Gendarmeria della Polizia Cantonale. Le direttive erano state messe nero su bianco a fine gennaio a Roma, poi è seguita la formazione ad agosto e ora vi è la piena operatività. Inizialmente, spiega il dottor Filippo Franchi, commissario capo dirigente della Polizia Stradale di Como, gli interventi prevedono 2 giornate al mese di controlli con la copertura della fascia mattutina e del pomeriggio, ovvero quando vi è la maggiore quantità di traffico commerciale in circolazione. Ai servizi congiunti verranno affidati in particolare compiti di controllo e prevenzione nell'ambito del traffico pesante, nonché interventi di primo soccorso in caso di incidenti della circolazione stradale. La formazione del nostro personale è andata proprio nella direzione di comprendere le differenze normative e giuridiche tra i due paesi, spiega il commissario capo. Vengono effettuati posti di controllo congiunti, poi la sanzione spetta per territorialità alla polizia svizzera o a quella italiana.